E al Nautic Sud c'è qualcosa di veramente importante che appartiene un po' anche al nostro mondo, al mondo delle corse, nasce da lì. Con me c'è Gabriele Giambattista, siamo a bordo del DNA. Questo non è soltanto un gommone, è un gommone nato da una passione, un sogno che tu ci dicevi avere da tanti anni. Hai realizzato anzitutto il tuo sogno, è anche il nostro sogno, è qualcosa che richiama anche il nostro mondo per certi allestimenti, per certi accorgimenti, per le prestazioni, trasmissioni importanti, Jolly Drive, certo. Che ovviamente daranno la soddisfazione anche di, quando si spingono queste leve, sentire realmente i motori, che sono due motori da 440 cavalli Yamaha, dare tutto se stessi, perché le trasmissioni ricordiamo esaltano anche quelle che sono le prestazioni. Gabriele, diventa difficile per noi partire nella descrizione di un mezzo che ti mette subito emozione, adrenalina, qualcosa che va oltre quello che è la semplice barca da diporto, anche se tu ci tieni a sottolineare, sì, che questo è un gommone da diporto. Sì, ecco, ci tengo a sottolineare che è un gommone da diporto, è stato concepito sportivo, ma con tutte le sue comodità. Ha una bella cabina, prendi sole di poppa e di prua, molto comodi, sedili avvolgenti. E anche per i passeggeri che sono nella seduta di poppa sono molto comodi, insomma. Esatto, un allestimento sportivo, però ci dicevi non estremo, è un allestimento che comunque al di là di questa console davvero importante, che è padrona, è prepotente e ha un carattere sicuramente molto vicino a quello che sono le competizioni, però per il resto la barca è una barca, è un gommone che offre, al di là di, poi vedremo sotto coperta, c'è veramente qualcosa di importante, però anche negli spazi esterni, prendi solo la prua, prendi solo la poppa, ecco, sono tutti. Poi dal racing hai preso delle soluzioni, per esempio anche la regolazione che dicevi, che si alzano e si abbassano i sedili, non è soltanto per le corse, serve anche nel diporto. Certo, certo. Diciamo che ho portato su questo mezzo delle cose importanti delle corse, cioè secondo me è giusto, anche se è una barca da diporto, avere i sedili ammortizzati. Perché se si naviga con mare formato, comunque si naviga comodi, seduti, e senza rompersi la schiena. E loro che sono anche piloti sanno benissimo che dopo un'ora di navigazione, se si è nel massimo comfort, si finisce una gara tranquillamente, altrimenti si entra anche un po' in stress fisico, stress psicologico. Questo vale anche, certo, per il diporto. Certo. Vale anche per il diporto, quindi qui sono stati progettati dei sedili progettati dalla Jolly Drive. Sedili che hanno la regolazione, innanzitutto la regolazione in altezza per poter vedere la prua dell'imbarcazione, perché il problema dei gommoni è sempre che quando si è seduti, mi sto alzando anch'io quando si è seduti praticamente non si vede la prua e quindi bisogna guidare in piedi. Qui invece abbiamo progettato questi sedili che sono registrabili idraulicamente in altezza, proprio per vedere la prua e stare comodi seduti, e in qualunque posizione vengono posizionati, continua sempre ad ammortizzare. Quindi c'è, l'ammortizzatore continua a lavorare come nella posizione zero, perfetto, man mano che mi alzo ho più visibilità a prua, se mi serve ovviamente, perfetto, quando mi serve. Questo viene dal mondo racing, ma come dici tu è molto utile anche nel mondo di porto. Però tornando un attimo anche dall'anima del gommone, l'anima sportiva, noi abbiamo voluto subito partire da quello che è l'impatto emotivo, dall'estetica, da quello che avete scelto tutte queste soluzioni, però sotto c'è una carena che tu conosci molto bene ed è quello forse il segreto da cui nasce poi tutto questo sogno, una carena importante. Sì, sotto c'è una carena con doppio redan proprio per ossigenare al meglio. Si riempie la bocca di questi redan, quanto lavoro c'è stato per arrivare a una carena come quella che voi avete sul Jolly, perché questa è la carena del Jolly, sì, sì, c'è un lavoro di sviluppo importante, i redan sono belli quando funzionano bene. Sì, questa carena è stata super collaudata, quindi giustamente non ho voluto inventarmi cose nuove, perché la carena, sì, che abbiamo sulla nostra barca da corsa, carena che funziona benissimo, morbida, è a poco attrito in acqua, è stata utilizzata questa carena proprio per
è uno sviluppo, no? È una carena che voi avete fatto crescere arrivando addirittura a vincere il mondiale nel 2006, quindi perfetto. Ecco, una carena che ha subito tutte le sue evoluzioni e giustamente dici perché inventarne un'altra, eccola qua. Infatti la carena, il DNA è questo. E quindi questo per sottolineare le prestazioni, saranno prestazioni importanti. Ecco, invece entrando nello specifico di come avete voluto allestire l'imbarcazione a partire dal... Abbiamo visto questo quadro comandi che governa tutta la barca, è una barca domotica, come ci dicevi, tutto viene fatto da un touchscreen. Sì, tutto l'impianto elettrico è gestito da questo visualizzatore touchscreen della Raymarine 12 pollici, dove controlliamo tutte le utenze, quindi andiamo a accendere e spegnere luci di via, luci pozzetto, pompe di sentine, autoclave, tutto quello che è l'accessoristica, le utenze di bordo. E tra le altre cose, su questo schermo ci fa capire se abbiamo un qualcosa che non funziona, ci viene indicato dalla domotica, quindi si accenderà un pulsante rosso dove ti dice lì c'è il problema, si va a colpo sicuro. Ecco. Una vera e propria astronave del mare. Sì, abbiamo fatto questo impianto domotica proprio per rendere il mezzo unico. Diciamo che su queste grandezze non si usa fare questi impianti perché sono molto costosi. Un mezzo che insomma penso rimarrà un sogno per molti, per qualcuno magari si può realizzare. Sì, ecco, a parte diciamo il discorso dei sedili, abbiamo realizzato questa console, secondo me esteticamente molto bella, sportiva, perché penso che a parte diciamo la bellezza che può avere un gommone, ma la cosa giusta sia dare anche delle emozioni. Con questa barca, con questa carena e con tutto quello che abbiamo montato sul cruscotto, secondo me si danno delle emozioni quando uno guida, perché è giusto che l'armatore, a parte diciamo il discorso estetico, ma nella guida deve avere delle emozioni. E noi siamo certi che queste emozioni le faremo vivere, perché adesso siamo al Nautilus Sud, il DNA andrà in acqua tra poco noi saremo sicuramente con Gabriele a provare, a documentare, a farvi vedere che cos'è il DNA quando poi si accendono i motori e si spingono queste leve, si ha il comando di qualcosa che non è soltanto appunto un mezzo da diporto, ma è comunque il DNA sportivo con quale potrete vivere delle giornate fantastiche invece all'insegna del diporto, quindi le due cose si sposano, ma non è che una lascia l'altra, un po' di DNA per forza è nato dalla carena del Jolly, non poteva tradire le attese, no? Certo. Sì, appuntamento lo diamo in acqua. Appuntamento tra qualche giorno in acqua, dove faremo i test e ci sarà logicamente Francesco per fargli provare. E regalare a loro tutte le immagini, perché sanno, non vedono l'ora. Perfetto. E quindi niente, ci vedremo tra qualche giorno con i test del DNA. E accenderemo i motori, perché qua non possiamo, se no ci buttano fuori dalla fiera. Sì. Ciao Gabriele, complimenti ancora. Ciao, arrivederci a tutti.